Con una nuova pillola di quarantena. Oggi vorrei parlarvi di quanto nocivo è lamentarsi. In questi giorni di isolamento sociale è forse anche normale che un po' di lamentela ci venga, ma c'è chi lo fa sistematicamente e questo non è una buona idea, anzitutto per noi, perché ogni volta che ci lamentiamo produciamo il cortisolo, che è l'ormone dello stress. E a lungo andare, se ci lamentiamo spesso, il rischio è quello che ne risenta anche il nostro umore. Potremmo, per esempio, trovarci a essere più tristi, senza energie, fino alla depressione. A volte la nostra lamentela è dovuta al fatto che il problema che abbiamo di fronte ci sembra insormontabile, più grande di noi. Beh, una buona soluzione è partire da piccoli pezzi, quindi scomporre il nostro grosso problema in problemi più piccoli e partire da uno di questi. Decidete voi quale. Considerate anche che quando noi ci lamentiamo diventiamo tossici per chi ci sta di fronte. Quindi, quando noi ci lamentiamo in qualche modo diventiamo antipatici o forse sgradevoli e comunque portiamo a un'interruzione della comunicazione positiva. È come se chi ci sta di fronte spegnesse le sue connessioni con noi. Quindi, anche nella nostra comunicazione, i risultati sono estremamente negativi.